Eccoci qui, allora siamo di nuovo in diretta come tutti i lunedì sera sul canale YouTube o YouTube come piace dire a molti, vediamo un pochino, ci diremo in quanti ci siamo questa sera. Allora, qua come al solito ho il mio schermone dove vedo tutto quello che succede. Allora, vediamo un pochino, eccoci qua. Direi che ci siamo, dovremmo essere in streaming, dovremmo esserci tutti. Ah, ok, siamo dal vivo, perfetto, benissimo. Allora, siamo dal vivo, benvenuti, buonasera a tutti. Allora, scrivo subito il primo messaggio a tutti. Allora, buonasera a tutte voi. Ok, ecco perché io in realtà sono veramente in diretta, sono le ore 21:01 e siamo sul canale YouTube. Allora, siamo anche sfocati, vediamo di essere a fuoco. Eccoci qua, 21:01, dicevo sul canale YouTube. Marianne, buonasera, benvenute a tutte. Scusate se abbiamo iniziato in maniera un po' così stropicciata la serata, ma sono veramente arrivato poco fa. Ditemi se si vede, se si sente tutto bene, se ci siamo. Fatemi solo un cenno se si vede, se si sente tutto bene. Ok, credo di sì, però. Ok. Allora, questa sera parleremo di pigmenti. Eccoci, eccoci. Vediamo un pochino qua. Eccoci qua. Allora, stasera parleremo di pigmenti e in particolare dei pigmenti Lux, perché siamo stati invasi letteralmente dalle vostre richieste di pigmenti Lux e quindi molte di voi sono rimaste senza, nel senso che li abbiamo finiti, in men che non si dica. Questo è stato molto bene, questo è stato molto bene, però adesso diventa necessario spiegarveli un pochino perché molti di voi li stanno aspettando. Io qua, non so, mi sono messo la cravatta al volo, non è venuta benissimo. Ok, vediamo un po'. Allora, questa diretta è un po', come dicevo, presa proprio al volo perché questa mattina ho iniziato a lavorare molto presto. Sono arrivato, ero fuori, abbastanza lontano, sono rientrato di corsa. Ok, va bene, ce la dovremo fare. Allora, intanto che eccoci, adesso la qualità dello stream è buona, possiamo partire. Ciao Eliana, ciao, ciao, eccoti qua. Allora, qui abbiamo anche il mio cellulare che nel frattempo è rimasto acceso, ve l'ho detto che stasera ho fatto tutto di corsa. Guardate, non sto mica scherzando, è questo il cellulare che arrivano le vostre notifiche, tra l'altro. Ok, bene, allora. Dunque, una serata particolare, parleremo di pigmenti, vediamo un po' cosa sono, come funzionano, quando utilizzarli, che colore utilizzare, insomma un sacco di cose che sicuramente vi saranno molto utili per quanto riguarda la vostra attività di trucco permanente come al solito. Ma prima diamo qualche informazione logistica che è sempre utile per tutti. Allora, oh ciao Narita, ciao, ci sei anche tu, ciao. Allora, Celeste, carissima Celeste, ciao, ciao, ciao. Allora, diciamo, dicevo, i prossimi corsi. Allora, i co prossimi corsi che devo dire siete veramente molti a richiedere. Ecco, io tanto li faccio scorrere qui sotto, così tanto li vedete, però vi posso dire al volo. Ah, Rosaria, ciao, nuova iscritta, ciao Rosaria, benvenuta, Rosaria Romeo, benvenuta. Dicevo, qua sotto adesso scorreranno con le date dei prossimi corsi dei titoli in sovraimpressione, come si diceva una volta in TV. In ogni caso, per chiunque volesse avere informazioni sui corsi, può semplicemente compilare il modulo online che trova proprio qui sotto, dove c'è scritto info sui corsi. C'è un modulo online. Oh, Gabriele, ciao, Gabriele Totta, ciao. C'è scritto info sui corsi, voi potete tranquillamente compilare questo modulo e niente, vi verrete contattati con tutte le varie informazioni. In ogni caso, qua sotto già vi do qualche informazione. Vi posso già anticipare che il corso di Torino, del quale ho fatto anche un video un po' per spiegarlo sulla mia pagina Facebook, è già quasi chiuso. Quindi, chi volesse partecipare al corso di Torino, che è a fine febbraio, si deve un po' dare una mossa, altrimenti qualcuno rimane fuori, come è successo a Milano. Marzia Conconi, buonasera, Piera Lai, buonasera anche a te.
Dicevo, qualcuno è rimasto fuori a Milano, però non preoccupatevi, lo rifaremo a Milano. Invece faremo anche a Venezia il corso, questo è bello perché lo faremo a fine gennaio, quindi siamo molto molto vicini. Ok, altra cosa, questo invece ve lo chiedo come cortesia, favore, amicizia, chiamatela come volete. Se non avete messo, diciamo, se non vi siete ancora iscritti alla pagina, è una cosa buona farla, perché così la pagina viene un po' diffusa. Loredana Campolungo, buonasera, ciao. Quindi bene, bene che la pagina venga diffusa, e questo è grazie alle vostre iscrizioni, ma non solo, grazie anche alle vostre condivisioni. Quindi condividere qualcuno dei miei video su Facebook aiuterà sicuramente a far funzionare un pochino meglio questa pagina, che sta già andando veramente molto bene, però insomma, perché non farla andare ancora meglio, già che ci diamo tutti granché da fare, ok? Bene, vi dirò un'altra cosa. Per tutte le persone, questo lo dico per le persone che si sono connesse con noi questa sera per la prima volta, ma anche chi dovesse ascoltare questo video non in diretta ma in differita, per le persone che seguono i miei video sia su YouTube che sulla pagina Facebook, ho pensato di dare un... Eli Putaggia, ciao! Ho pensato di dare un segno di affetto, amicizia, ma contemporaneamente di riconoscimento di aver imparato delle cose, e quindi un attestato a tutte le persone che sono iscritte al canale, che seguono regolarmente i video, che seguono regolarmente la pagina Facebook. È giusto che voi abbiate un attestato, perché sicuramente dei 140 e oltre video che ho fatto, avrete sicuramente imparato molte più cose di altri che non hanno visto questi video. Come fare ad ottenere il vostro attestato? Che tra l'altro è un attestato che voi potete, adesso qua questo è bianco, però un attestato che voi potete fare stampare su una pergamena tipo questa, no? Questa non è carta normale, ma è pergamena. Potete farlo anche su pergamena, ma sulla carta normale, cioè sulla pergamena, potete farlo anche sulla carta normale, ma sulla pergamena avrete un risultato molto più interessante. Invece di spendere un euro ne spendete 4, però diventa molto molto più bello. E il file che vi arriverà è un file che è già ottimizzato per essere stampato sulla pergamena. Come fare a ottenere il vostro attestato? Dovete scrivere un'email a info@stefanostrano.it. Molto molto semplice. Voi scrivete una mail a info@stefanostrano.it e automaticamente, ovviamente dimostrando di essere iscritti sia alla pagina Facebook che al canale YouTube, ma questo lo controlleremo noi, vi arriverà il vostro attestato. info@stefanostrano.it. Ok? Benissimo. Ancora non l'hai fatto? Ah, Eliana, non l'hai ancora fatto? Bene, puoi farlo quando vuoi. Basta una mail velocissima a info@stefanostrano.it e otterrai il tuo attestato. Tra l'altro, Eliana, sei una delle persone che mi segue da più tempo, forse, insomma, sei con noi veramente da parecchio, e quindi direi che tu più di forse tante altre te lo meriti, ma tutte le persone che ci seguono se lo meritano. Quindi Antonietta Leone, buonasera anche a te, benvenuta. Allora, quello che di cui vi voglio parlare stasera, direi che potremmo a questo punto entrare nel vivo del discorso, sono chiaramente i pigmenti. E in pratica vi do un'anteprima e vi do uno spaccato di quello di cui parliamo ai corsi. Ecco, una cosa importante sui corsi: attenzione, perché a febbraio, e questo vale sia per chi ha già fatto Celeste, ti piace, mi fa piacere, sia per chi ha fatto i miei corsi sia per chi non ha fatto i miei corsi, ricordatevi che a febbraio c'è il corso avanzato pelo per pelo, dove impareremo a fare le sopracciglia realistiche pelo per pelo. E inoltre nello stesso corso si vedrà anche la tecnica di sfumatura effetto pixel, comunque, come si dice, o effetto velour, o effetto stardust, insomma quella roba lì che io chiamo semplicemente sfumatura fatta bene, ok? E nello stesso corso si vede anche questo. È un corso di 2 giorni che terremo a Piacenza. Qualcuno sa che ne ho già parlato nei video, però è già un po' che non lo dico. L'ho fatto apposta a non dirlo troppo spesso, perché altrimenti si riempie in un attimo e nessuno poi più può partecipare. Quindi praticamente dalla settimana prossima cominceremo a pubblicizzarlo. Quindi per voi che mi seguite vi dico attenzione, perché nel momento in cui cominciamo a pubblicizzarlo,
utilizzarlo, in pochissimo tempo i posti si chiuderanno perché non sono molti i posti disponibili, e perché i corsi miei sono sempre a numero chiuso, quindi per voi che mi seguite sempre, diciamo così, c'è la possibilità di iscriversi in tempo. Scrivete a info sui corsi qui sotto e potrete partecipare. Sono 2 giorni, mi raccomando, a Piacenza. Allora, parliamo di Luisa B. Buonasera anche a te, ciao. Allora, parliamo un po' di pigmenti. Dicevo, quello che vi sto per dire dei pigmenti è molto simile e in parte uguale, in parte ovviamente, a quello che dico durante i corsi a proposito dei pigmenti. Chiaramente non sarà proprio la stessa cosa, però tanto per farvi capire che cosa sostanzialmente, come si usano i pigmenti, no? Intanto diciamo che cosa sono i pigmenti. I pigmenti, è molto importante sapere che prima di tutto non sono cosmetici. È importante conoscere questa differenza per noi che lavoriamo nel mondo del trucco permanente, perché potremmo essere portati a pensare che si tratti di cosmetici, perché si tratta comunque di un qualche cosa che ha a che fare col mondo dell'estetica. Invece no, la dimostrazione è che i pigmenti non sono cosmetici proprio dal punto di vista tecnico legale, non sono cosmetici. Perché? Perché i cosmetici devono stare solo in superficie della pelle, no? Ed è esattamente il contrario di quello che succede ai pigmenti da trucco permanente o da tatuaggio anche, che vengono invece messi sotto pelle, no? Quindi sotto l'epidermide, nel derma. Ciao Miriam, ciao, eccoti, ciao. Quindi i pigmenti non sono cosmetici, si mettono sotto pelle, nella pelle. Sono farmaci quindi perché vanno sotto la pelle? No, attenzione, non sono farmaci perché i pigmenti non fanno alcun tipo di cura, non curano proprio nulla, quindi non sono né farmaci né cosmetici. E di conseguenza allora che cosa sono? Beh, i pigmenti seguono una legge a parte, che è praticamente espressamente fatta, una legge europea, attenzione, che è espressamente fatta per i pigmenti. Sono considerati miscele e c'è proprio una legge apposta che non è uguale a quella dei cosmetici e non è uguale ovviamente nemmeno a quella dei farmaci. Questo lo dovete sapere perché voi maneggiate pigmenti e di conseguenza dovete sapere che cosa sono, ma soprattutto che cosa non sono. I pigmenti come sono fatti? Sono sostanzialmente delle polveri. Sono delle polveri immerse in un gel più o meno liquido, a seconda anche un po' della scelta, no? di chi li produce questi pigmenti, e personalmente li preferisco un po' più appiccicosi, diciamo così, in modo che non colino via quando stiamo lavorando, soprattutto quando stiamo facendo l'eyeliner. Io odio avere il pigmento che mi scivola via, preferisco invece il bel pigmento appiccicoso, perché io ci posso lavorare su anche magari più volte senza dover tutte le volte andare a reintingere l'ago. Ok, quindi il pigmento è una polvere, dicevamo, immersa in un gel. È una polvere, ovviamente gli ingredienti di queste polvere sono sempre e devono essere per legge citati nell'INCI, esattamente come nei cosmetici. Ah, c'è anche Paola, ciao Paola, benvenuta. Paola è una mia allieva ed è anche una brava tatuatrice, quindi se avete piacere e voglia potete andare a vedere la sua pagina, Paola Tattoo, Paola Vigo Tattoo, trovate facilmente su Facebook. E mi fa piacere dirlo qui davanti a tutti, mi fa piacere perché è una persona che se lo merita. Ok, dicevo, per quanto riguarda, ecco, avevo perso il fuoco, ok. Per quanto riguarda i pigmenti, dicevo, nell'INCI, come esattamente per i cosmetici, trovate tutti gli ingredienti di cui sono costituiti. Ma quello che ci interessa ora, non mi voglio soffermare sul fatto del motivo per cui i pigmenti sbiadiscono, quelli da trucco permanente, quelli da tatuaggio no, adesso non ci interessa, non voglio farvi una lezione su come sono fatti i pigmenti, ma voglio farvi una lezione su come si usano i pigmenti, anche perché come dicevo all'inizio del video, in pratica Paola, figurati, un piacere. Dicevo, in pratica i pigmenti Lux sono volati via come il vento, no? Nel senso che li avete acquistati tutti e di conseguenza siamo rimasti senza, e quindi alcune persone purtroppo li stanno aspettando
E vi posso finalmente annunciare che sono arrivati di nuovo e voglio presentarveli uno per uno e dirvi anche un pochino come funzionano. Però prima di presentarvi i pigmenti Lux uno per uno, e poi vi spiegherò anche, ma è molto semplice, come fare ad acquistarli, vi voglio fare una breve lezione, che questa è sicuramente la cosa più importante di questa sera. Vi voglio fare una breve lezione su come concepire la questione pigmenti. Ora non parleremo di tutto il processo decisionale di come si sceglie il pigmento, perché ovviamente è un discorso molto lungo. Chi ha fatto i miei corsi sa quanto tempo ci vuole ad affrontare questo discorso, che è tutt'altro che semplice. Quindi, ad esempio, che pigmento scegliere a seconda del tipo di pelle, tutte queste robe qui, non lo vediamo qui, ma sono cose che si vedono nei corsi. Però vi voglio spiegare invece una cosa importante, cioè partiamo dal fatto che i pigmenti sono miscelabili, no? E il fatto di essere miscelabili li rende in qualche misura più comodi, più semplici, perché noi con la nostra capacità, che se non abbiamo possiamo sviluppare, possiamo mescolarli e ottenere molteplici gradazioni di colori che ci daranno la possibilità di accontentare praticamente qualunque cliente noi avremo di fronte. Adesso vediamo un po', vi spiego un pochino come ho concepito io un sistema, un qualche cosa. Voi sapete che io ci tengo moltissimo a farvi risparmiare soldi, no? Ma non è solo questione di risparmiare soldi, è questione anche di risparmiare energie. Per risparmiare energie bisogna sapere come fare, avere un buon metodo. Ora vediamo come avere un buon metodo per ottenere, con il minor numero possibile di colori, il più ampio spettro possibile di colori da offrire alle nostre clienti. E tutto questo da dove mi nasce? Mi nasce da, forse voi non lo sapete, ma ho studiato pittura a olio, ed è stato merito di questo studio, grazie a questo studio che sono arrivato a creare un metodo per utilizzare i pigmenti. Perché? Perché chi dipinge a olio lo sa, il pittore quando dipinge nella sua tavolozza non ha tutti i colori, ma ha i colori principali e poi li mescola per ottenere tutti i colori che gli servono. Quindi non esiste un pittore che ha 50 colori nella sua tavolozza. E io allora mi sono fatto un attimo il mio ragionamento e ho detto: ma è possibile che, se io devo fare il trucco permanente, sono costretto ad acquistare 20, 30, 40 colori diversi, e perché, per quale motivo non posso invece io trovare un modo, un sistema, una regola per miscelarli e crearmi i colori quando mi servono, ok? Ovviamente certo che si può fare, e adesso vi spiego questo metodo, che sicuramente sarà uno dei motivi per cui voi mi vorrete tantissimo bene. lo so che me lo volete già bene, però quando uno vi spiega una roba del genere, come dire, io lo so che qualcuno si arrabbierà tantissimo, perché nel momento in cui io vi spiego come utilizzare pochi pigmenti anziché tanti pigmenti, chi vende tanti pigmenti si arrabbia. Però non è colpa mia se si può fare lo stesso il lavoro. Voi evitate di vendere pigmenti che non servono a niente e non vi arrabbierete più. Allora, partiamo dal concetto generale che i pigmenti sono miscelabili, dicevo. Quindi il fatto di poterli miscelare ci permette di andare a vedere un po' tutte le varie gradazioni. E adesso vi farò uno schema che vi permetterà di capire qual è il mio ragionamento. Poi voi ovviamente potete tornare indietro e rivedervi il video se non l'avete capito, se volete dei chiarimenti. Allora, partiamo dal fatto che i colori che noi utilizziamo, parliamo di sopracciglia adesso, i colori che utilizziamo per le sopracciglia sono castani, marroni, no? Il colore marrone, che però è un castano, ok? Cioè i colori marroni nell'ambito dell'estetica, della bellezza, si chiamano castani, ma non solo, ok? Quindi parliamo di colori castani. I colori castani possono essere di tanti tipi, ma in realtà no, di pochi tipi possono essere, perché io li divido in famiglie di colori. Vediamo un po', ma sono cose che tutti voi più o meno conoscete già, eh? Però vediamo di metterli in ordine. Allora, partiamo dal fatto che
I castani possono essere chiari o scuri, banalmente. Quindi vediamo un pochino. Allora, vi faccio per fare uno schemino che vi possa essere utile. Allora, quindi il castano, un colore castano può essere chiaro o scuro. Questo sono sicuro che non sarà un problema per nessuno di voi, come dire, capirlo, perché questo è semplice da capirlo, ma riscontrarlo, no? Ci sono colori chiari e colori scuri. Benissimo, sembra facile, ma non è. Dividiamoli ancora in un altro modo. Un colore castano può essere caldo o freddo. Questo è un po' più difficile da capire, perché chiaro e scuro si capisce facilmente, ma caldo e freddo invece non si capisce facilmente. Da cosa deriva il fatto che un colore è caldo oppure freddo? Deriva dalla mescola dei colori, ok? E quindi da quanto, possiamo dire, da quanto rosso c'è o da quanto blu c'è, o meglio, dalla relazione di rosso e blu all'interno del colore castano. Per farvela più semplice, possiamo dire che un colore castano che contiene una più alta quantità di ingrediente rosso è un colore che tende a essere più caldo. Un colore castano che invece ha una più alta quantità di colore blu, ovvero un'inferiore quantità di colore rosso, quindi tra i suoi ingredienti di colore rosso, è un colore che tenderà di più a essere un colore freddo. Quindi ripetiamo, se il rosso è preponderante, se c'è molto rosso, parliamo di un colore caldo. Se di rosso ce n'è poco, si parla di un colore più freddo. Ora, sembra difficile che un colore castano possa essere caldo oppure freddo, ma in realtà è proprio così. Ci possono essere dei colori castani che sono caldi, caldi, caldissimi. Voi pensate al colore mattone, no? Il colore mattone non è altro che un colore castano riscaldato tantissimo, no? Castano chiaro riscaldato tantissimo, che è quasi arancione, ok? Alla fine i colori sono tutti imparentati. Nives Rizzo, buonasera anche a te, ciao! Sono tutti imparentati. Quando tu dal colore castano togli via un po' di rosso, si raffredda fino a diventare un colore freddo. Quindi, ripercorriamo il nostro ragionamento. I colori castani possono essere chiari, scuri, caldi e freddi. Quindi possiamo fare un altro schema. E quindi un colore castano può essere, abbiamo detto, chiaro oppure scuro. Un colore castano chiaro può essere a sua volta caldo o freddo. Un colore castano scuro può essere a sua volta caldo o freddo. Quindi un castano può essere chiaro, scuro e caldo o freddo. Quindi noi potremmo avere ad esempio un castano chiaro caldo, un castano scuro caldo, oppure un castano chiaro freddo, un castano scuro freddo. Questo schema, spero che sia chiaro. Elena Piranto, ciao Elena, che non ho capito, Elena Piranto, scusami, in ogni caso Elena, ecco Elena, attenzione, anche in questo caso la cara Elena, che è una mia allieva anche lei, è una bravissima tatuatrice anche lei. Come vedete, non mancano nel mondo del trucco permanente, ok? Quindi anche in questo caso vi consiglierei di andare a vedere i suoi tatuaggi, solo che non mi ricordo come si chiama la sua pagina, perché è il suo nome d'arte. Elena, lo puoi scrivere per favore qua sotto com'è la tua pagina su Facebook, così possono tutti venire a vederla. È veramente brava, quindi vi consiglierei di andarla a vedere. Allora, dicevamo, colori castano chiaro, scuro, caldo, freddo e ovviamente tutte le vie di mezzo. E quindi un colore può essere chiaro o scuro, ma può essere anche una via di mezzo tra chiaro e scuro. Caldo e freddo, ma può essere anche una via di mezzo, non deve essere estremamente caldo o estremamente freddo.
Ok? Quindi ci sono queste le grandi famiglie, ma poi in realtà ci sono tutte le vie di mezzo. Ora, questo schema che abbiamo visto racchiude tutti i castani possibili. I castani possono essere dal più chiaro al più scuro, dal più caldo al più freddo, ok? O meglio, ognuno di questi colori può essere caldo e freddo. E lì abbiamo raccolto tutti i castani possibili. Ora io vi dimostro come con tre colori, soltanto con tre colori, noi possiamo ottenere una grandissima quantità di colori, cioè di castani, non tutti, ma una grandissima quantità di castani. Poi per raggiungere anche gli altri vi faccio vedere come si fa. Ci arriviamo pa passo dopo passo. Però vi faccio vedere che con soli tre colori otteniamo in pratica, diciamo così, l'80-85% dei castani che ci servono, come miscelandoli. E miscelandoli come? Vi faccio vedere adesso. Attenzione, perché quello che vi sto facendo vedere adesso è una roba che qualcuno si arrabbierà tantissimo, ma io ve lo faccio vedere lo stesso, perché il segreto è che non ci sono segreti, nessun segreto. Stefano vi fa vedere come si fa. Allora, torniamo sul nostro foglio. Ci teniamo qua il nostro schemino che ci può essere utile, eccolo qua, e andiamo a vedere i tre colori che servono per ottenere tutti gli altri. Ora li scriviamo qui, che sono un castano scuro, caldo, un castano scuro, freddo e un castano chiaro. Il castano chiaro, come tutti i colori chiari, è difficile da stabilire se è più caldo o più freddo, e quindi possiamo mettere tra virgolette che si tratta di un colore neutro. Nel senso che a seconda di dove viene utilizzato può risultare caldo o freddo in maniera del tutto indifferente. Perché questo? Perché nei colori chiari, mamma mia, stasera l'autofocus che non funziona, nei colori chiari c'è poco rosso e poco blu. Di conseguenza sono colori che non sono nemmeno troppo caldi e nemmeno troppo freddi. Di conseguenza, per dare una spiegazione più semplice, io lo considero un colore neutro. Ok? Scrivetemi per favore se fino qua è chiaro, cioè se avete capito questa cosa, e cioè che possiamo dividere i colori castani in questo modo, quindi questo schema che racchiude tutti i castani possibili, e se questi tre colori, cioè, ovviamente sono quelli che io vi dico che con questi tre colori possiamo ottenere l'80-85% di tutti gli altri. Ditemi solo se è tutto ok. Adesso vediamo come faccio io con questi tre colori. Ok, Rosaria mi dice chiarissimo, grazie Rosaria, perfetto. Con questi tre colori come facciamo a ottenere tutti gli altri? Siete pronte? Perché è l'uovo di Colombo, ma mica tanto. Bisogna aver studiato pittura per capire queste cose. Allora, vediamo un pochino. Eccolo, eccolo, sì, Elena scrive giustamente, Lela, andate a vedere perché è veramente brava. Allora, per farvi capire, ci arriviamo in maniera deduttiva, cioè vi faccio l'esempio e dagli esempi capirete da soli che si può fare. Possiamo anche interagire, come quando faccio ai corsi. Adesso io faccio un esempio, poi voi da casa mi farete, scrivendo con un commento, un altro esempio. Se ad esempio mi servisse, ipotizziamo che arriva una cliente e io decido di utilizzare un colore, che ne so, mi serve un colore un po' scuretto, un colore un po' scuretto, più caldo. Bene, allora io vado a vedere di questi tre colori quali ho e vediamo se posso risolvere. Beh, io un colore più scuretto, un colore scuro, caldo, già ce l'ho bello e pronto perché è uno dei tre colori che ho. E quindi lo posso utilizzare già bello e pronto così. Facciamo un altro esempio.
A me serve un colore, in questa volta ho una cliente che ha bisogno di un colore un po' più scuretto, però più freddo, per una serie di motivi che ora qua sarebbe troppo lungo spiegare. Un po' più freddo. Andiamo a vedere se io posso, con i miei colori, risolvere questa situazione. Bene, un castano scuro, freddo, ce l'ho già. Eccolo qui. Ok, adesso io vi lancio e vi lascio il testimone. Provate voi a chiedermi che tipo di castano vi può servire. E non preoccupatevi, andate pure oltre a questi tre colori, così vediamo come fare a ottenere il colore che ci interessa. Ad esempio potrebbe essere un colore medio, un colore chiaro. Ricordatevi di dirmi che è un castano, se lo volete chiaro, scuro, medio, se lo volete caldo, freddo, freddissimo, caldissimo. Prego, vi lascio 30 secondi per fare una richiesta, così vedremo insieme che con questi tre colori risolviamo quasi tutto quello che ci serve. Ok? Dopodiché andiamo avanti, ma questa è veramente bella. Ok. Eli mi scrive: castano medio freddo. Ok. Eli Puttaggio ha scritto, vediamo qua nella chat, castano medio freddo. Allora io adesso vi faccio vedere come fare a ottenere un castano medio freddo mescolando questi colori che noi abbiamo. Allora, facciamo la nostra ricetta. E allora, come facciamo a ottenere un castano medio? Allora, un castano medio intanto cos'è? È un castano, prendiamo il nostro schema, che sta a metà tra il chiaro e lo scuro, più o meno. Ora vi dico una regola importantissima. I pigmenti è molto 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 difficile schiarirli, mentre è molto molto facile scurirli. E allora noi prendiamo come regola sempre un colore chiaro. Mamma mia, questa lezione quanto è importante. Non so se ve la dico tutta questa, perché è troppo importante. No, sì che ve la dico invece. Allora, i colori si possono invece scurire, quindi prendiamo un colore chiaro e lo rendiamo più scuro. Ora vediamo con questi tre colori come ottenere quello che ci ha chiesto Eli. Andiamo a andarla a rivedere di nuovo. Un castano medio freddo. Allora, prendiamo il nostro castano chiaro, neutro. Se questo è il nostro copino, cosa facciamo? Lo riempiamo più o meno fino a questo livello con il nostro colore castano chiaro, neutro. Quindi castano chiaro. Siccome lo vogliamo rendere medio e non medio normale, ma medio freddo, che cosa facciamo? Prendiamo il nostro colore scuro freddo, questo, e ci mettiamo una o due al massimo gocce qui dentro. Una goccia o due gocce al massimo. E dopodiché mescoliamo. Se noi prendiamo un colore chiaro, neutro, e mettiamo una goccia o due gocce di colore, al massimo due gocce, se no diventa, non è più medio ma diventa scuro, otterremo un colore che diventa medio, perché non è più chiaro ma è diventato più scuro, ed è diventato medio freddo, perché noi l'abbiamo fatto andare verso la parte fredda, come utilizzando un colore freddo. Quindi vi riscrivo qua, andiamo qua con un castano chiaro e poi una e due gocce di scuro freddo. Mescoliamo. Ecco, i coppini che io vi consiglio di utilizzare sono quelli da 9 mm. Poi con il nostro fantastico stuzzicadente, come vi ho già fatto vedere in un altro video, per chi non lo sapesse, io consiglio sempre di utilizzare gli stuzzicadenti, quelli imbustati uno per uno, per mescolare il pigmento, perché sono sterili, sono comodi e costano poco, costano niente, ok? E sono sterili. Quindi torniamo al nostro coppino, mescoliamo, si devono mescolare vigorosamente e per un bel po', perché devono diventare omogenei. Otterremo come risultato un castano medio
che tira verso il freddo e quindi freddo, che è proprio quello che volevamo ottenere. Ora abbiamo un'altra richiesta, vediamo un pochino. Antonietta scrive: castano chiaro caldo. Allora, il castano chiaro caldo, noi prendiamo, non facciamo altro che prendere un castano chiaro neutro che abbiamo qua, neutro, però come ti dicevo, quando un colore è chiaro, questo valga per tutti, quando un colore è chiaro nei castani è difficile stabilire se si tratta di un colore caldo o freddo, perché la percentuale di rosso e di blu è molto bassa. Di conseguenza, i colori più chiari sono, più sono facilmente adattabili sia ai contesti caldi che ai contesti freddi, ok? Se vogliamo far tirare un colore chiaro nettamente verso il caldo o nettamente verso il freddo, basterà prendere il nostro coppino da 9 mm, metterci il castano chiaro dentro e poi mettere una, ma anche mezza goccia di colore caldo scuro o freddo scuro, e il colore rimane chiaro. Meglio mezza goccia, cioè proprio pochissimo, no? Dicevo, rimane chiaro, ma tirerà fortemente verso il caldo o tirerà fortemente verso il freddo. È chiaro che ragionando in questi termini, e quindi voi il concetto è sempre partire dal colore chiaro e renderlo più scuro per ottenere i colori medi. Quindi se io prendo un colore chiaro, lo rendo più scuro, con una goccia oppure o due gocce di colore scuro, al massimo tre gocce, non più di tre gocce, altrimenti diventa troppo scuro, ottengo i colori medi. Ecco qua. Se prendo un colore chiaro, per renderlo più scuro, con una, due o tre gocce di colore scuro, ottengo i colori medi. Voi potete poi ritornare indietro e rivedervi questo schema, se magari così al volo adesso vi sembra un po' complesso. In realtà, se torniamo indietro, noi vediamo che abbiamo un colore castano chiaro neutro. Ve lo riscrivo qua. Quindi, un castano chiaro neutro, un castano scuro freddo e un castano scuro caldo. Se voi utilizzate il sistema che abbiamo visto prima, e quindi i colori caldi ce li avete già, i colori scuri ce li avete già, che siano caldi o freddi ce li avete già, colore chiaro ce l'avete già, i colori medi li ottenete prendendo il colore chiaro e aggiungendo una, due o tre gocce di un colore scuro, freddo se vi serve freddo, caldo se vi serve caldo. Quindi molto molto semplice, ma definitivo, assolutamente definitivo. Questo vi permette di raggiungere in pratica l'80-85% dei colori di sopracciglia che vi servono. Ora poi vedremo come raggiungere anche gli altri 15%, però intanto così dovrebbe essere, vi si apre un mare, no? Ed è quello che volevo. È quello che volevo, perché in questo modo voi non dovete spendere una fraccata di soldi, come si dice a Genova, perché con soli tre colori potete accontentare tantissime clienti. Ecco perché noi abbiamo proprio questi tre colori. Cioè, i colori che ho testato, provato, messo insieme nel mondo Lux sono proprio il risultato di questi ragionamenti, ok? Lasciamo stare il fatto che sono colori di altissima qualità, ma questo è evidente, ma secondo voi Stefano Strano lavora con dei colori che non sono di alta qualità? Sono i colori con la più alta qualità che esistono sul mercato, senza se e senza ma, cioè senza se e senza ma, cioè made in Germany, cioè come tutte le robe tedesche funzionano alla grande, cioè senza se e senza ma sono i colori migliori che si potevano acquistare sul mercato. Quindi, come dire, tolta questa cosa qui, che per favore, se mi stimate un pochino, diamola proprio per scontata, eh? Ecco, adesso vi faccio vedere
i colori quali sono, e sono questi qui. Allora, il nostro colore castano, chiaro, neutro, o comunque chiamiamolo chiaro, io il neutro lo metto sempre tra virgolette per farmi capire, è questo. Eccolo qui, vediamo se... Eccolo qua. Light brown. Quindi un colore che si chiama light brown. Cioè colore castano chiaro, semplicissimo. Il castano scuro freddo è questo. Vediamo un po' se fa. Eccolo qua. Il cold brown. E cioè, come vedete, anche i nomi che abbiamo scelto sono nomi semplici che vi permettono di non sbagliare mai. Perché brown vuol dire marrone, castano. Cold vuol dire freddo e quindi non potete sbagliare. E allora, quindi, abbiamo qui il cold brown. E avremo poi anche un castano scuro caldo che si chiama appunto warm, che vuol dire caldo, brown. Che ora vi faccio vedere. Eccolo qui. Il warm brown, tra l'altro colore che io personalmente adoro. Ok? Quindi con questi tre colori, che ve li metto qui così, con questi tre colori e con il sistema che abbiamo visto prima, sostanzialmente siamo in grado di risolvere l'80-85% delle situazioni che ci troveremo ad affrontare. Perché dico l'80-85%? Perché in realtà c'è una situazione che con questi tre colori non riusciamo a raggiungere. Qual è questa situazione? È la situazione in cui dobbiamo fare il pelo per pelo, cioè quando andiamo a fare un realistico pelo per pelo. Perché? Ora vi faccio vedere il perché. Perché quando si fa il pelo per pelo si fanno dei tratti molto molto sottili e piccoli, e di conseguenza, come vuole la regola, e spero che voi lo sappiate, se non lo sapete poi vi insegnerò anche queste cose, comunque più sottile è il tratto, più scuro deve essere il colore. E allora, quando facciamo il pelo per pelo, non ci basterà avere un colore scuro, ma avremo bisogno di colori molto scuri. Avremo bisogno di colori molto scuri. Ecco perché abbiamo altri due colori che servono proprio a risolvere le situazioni di pelo per pelo. Che sono quindi, come può suggerirvi la logica, un castano molto scuro caldo e un castano molto scuro freddo, e si chiamano dark warm e dark cold. Così non vi potete sbagliare, perché dark vuol dire scuro, warm vuol dire caldo, cold vuol dire freddo. Eccoli qua, dark warm e dark cold. Sono due colori parecchio scuri che si adattano perfettamente alle situazioni di pelo per pelo. Cioè, per farvi capire la differenza, ecco, i colori che abbiamo visto prima sono questi, e invece questi sono quelli del pelo per pelo. Vedete che differenza? Vedete che differenza? Come sono più scuri. Questi non si possono inscurire più di tanto, e allora abbiamo bisogno di due colori che siano già di base più scuri. Ok? Quindi,
con 5 colori noi andiamo a coprire tutte le situazioni possibili di sopracciglia. 5 colori, tutte le situazioni possibili di sopracciglia. Ripeto, 5 colori, tutte le situazioni possibili di sopracciglia, almeno nell'area del Mediterraneo, perché se andiamo poi probabilmente in Africa può darsi che ci servirà qualcos'altro, ma nella zona del Mediterraneo con questi 5 colori andiamo veramente dappertutto. Datemi un cenno se è chiaro quello che vi ho detto fino adesso, così andiamo avanti con gli altri colori. Ok? Se è chiaro posso andare avanti. Così poi vi spiego anche come sono posizionati questi colori, come abbiamo pensato di unirli in kit e ovviamente anche quanto costano, vi posso dire. Però intanto mi interessava farvi capire, come si dice, il come usarli i colori, no? Ok, qui abbiamo dei pollici in su e quindi va benissimo. Allora, il discorso dei pigmenti per quanto riguarda le sopracciglia direi che può essere chiuso qui, poi dopo vedremo quanto costano e tutto il resto, però l'importante era capire il come utilizzare i colori. Vi consiglierei di rivedervi questa lezione per ricomprendere, o per meglio, per comprendere meglio, ma intanto la troverete su YouTube Vita Natural Durante, quindi è chiaro che questo sistema, io sono abbastanza sicuro che da oggi in poi me lo copieranno tutti, ma non c'è problema, d'altronde anche Steve Jobs ha fatto l'iPhone e poi gliel'hanno copiato tutti, ok, va bene. Dunque, adesso parliamo di eyeliner. Beh, l'eyeliner diciamo che nel 99,99% dei casi si fa di colore nero. E quindi ci servirà sostanzialmente un ottimo nero per fare l'eyeliner, e noi abbiamo un ottimo nero che si chiama effettivamente Sonia scrive: salve, scusi, ma per una biondissima che colore potrei utilizzare? Beh, Sonia, prima di parlare di eyeliner ti rispondo. Allora, il discorso delle biondissime è così fatto: è molto difficile trovare una persona bionda che abbia i capelli color, come si dice, platinato, color platinato, tipo come succede a qualche donna magari polacca o russa, no? Generalmente le bionde, ad esempio io oggi ho fatto le sopracciglia a una donna bionda, molto bionda, che però aveva i peli delle sopracciglia abbastanza scuri in realtà. Le nostre bionde, le bionde alle nostre latitudini, tendenzialmente hanno comunque le sopracciglia abbastanza scure. Quindi non pensate che se dovete fare delle sopracciglia a una persona bionda, le sopracciglia devono essere gialle, no? Oppure lo stesso colore dei capelli di una polacca olandese, che ne so. Non è così. Quasi sempre le sopracciglia sono un po' più scurette. In ogni caso, utilizzando il colore light brown, cioè quello più chiaro che noi abbiamo, che è questo, il più chiaro, possiamo pensare di fare sopracciglia anche a persone piuttosto chiare, molto chiare di capelli, nella fattispecie biondi, come li chiamiamo noi, no? Certamente, poi, se ci troviamo di fronte a una persona albina, beh, allora il problema non si pone, è un'altra questione, ma è chiaro che ci vorrebbe molto più tempo, io dovrei spiegarti con molto più tempo come scegliere i colori anche in base al tipo di pelle, in base al tipo di lavoro che si deve fare, ed è ovvio che qui non si riesce a fare questa cosa, no? Però, come dire, ti posso assicurare che nella zona Italia questi colori sono sufficienti a... cioè, non mi è mai capitato di non poterli, di dover utilizzare qualcos'altro, ecco. Con questi 5 colori veramente risolvi tutte le situazioni. Per quanto riguarda l'eyeliner, dicevo, abbiamo bisogno di un buon nero, e ce l'abbiamo. Un buon nero che si chiama molto banalmente, ma molto intelligentemente, secondo me, eye black, e cioè nero da occhio. Nero da occhi. Eye black. E quindi si capisce chiaramente che serve a fare l'eyeliner, eye black. Il vantaggio e la cosa molto bella di questo nero è che è un nero bello appiccicoso, bello solido, bello pastoso. Questo ci permette, quando si lavora sull'occhio, di posizionare il colore, di fare più passate anche, senza che il colore scivoli via. Perché un colore molto liquido viene messo lì e scivola via. Invece questo rimane bello appiccicoso e si lavora bene. Poi
Siccome sono colori, come dicevo, di altissima qualità, sono anche molto densi, nel senso che di nulla, Sonia, figurati, anzi, se vuoi poi qualche informazione in più a proposito, non ti far problemi, scrivimi su Facebook, oppure se vuoi cerchi il mio numero, è facile, se posso, magari al telefono posso dirti qualcosa di più preciso. Dicevo, i pigmenti quando sono di buona qualità sono molto densi, perché c'è tanto pigmento e poco gel, no? Quando i pigmenti sono molto liquidi vuol dire che c'è tanto gel e poco pigmento, ok? Quindi questo è un nero che ci permette di fare l'eyeliner tipo quello che ho pubblicato ieri, l'ho fatto ovviamente con questo colore qui, l'ho pubblicato su Facebook per chi avesse voglia di andarla a vedere. Capita, raramente, ma capita di fare eyeliner color marrone, quindi color castano. Ad esempio, sta bene sulle persone rosse di capelli con le lentiggini, sta bene, in quel caso sono abbastanza d'accordo. Beh, voi avete a disposizione ben 5 castani, che sono quelli che avete per le sopracciglia, che vi aiuteranno anche a fare un eventuale eyeliner color castano. Potete scegliere uno di questi, probabilmente quelli un po' più scuri, forse. Altrimenti, ovviamente, il bel nero da occhi che è fatto apposta, ok? Bene, quindi con l'eyeliner era abbastanza semplice sciogliere il nodo. Andiamo adesso a parlare di labbra. E sulle labbra, di nuovo, dobbiamo dire un paio di cose. Allora, anche per le labbra vale la questione che i pigmenti si possono miscelare. E quindi, anche lì io mi sono fatto il mio bel ragionamento e ho trovato un sistema che funziona molto bene. Come? Ho selezionato due colori per le labbra. Poi ce n'è anche un terzo, ma ve ne parlo dopo. Due colori per le labbra. E sono uno coprente. Perché coprente? Perché molto spesso ci troviamo, a me capita spessissimo, ci troviamo a coprire appunto. Roberta Cappelli scrive, questa è simpatica, Roberta scrive, a me è caduta la palpebra, come si fa a fare l'eyeliner? Beh, intanto per cominciare rivolgiti a uno bravo, perché saprà uno o una brava, perché saprà consigliarti su qual è il miglior lavoro per te. Se ti fa piacere puoi mandarmi una foto tramite WhatsApp o tramite Facebook, io cercherò di darti un consiglio, ok? Perché ogni persona è veramente diversa, quindi non c'è una regola per tutti. Dicevo, Fatma scrive: per quelle more o mulatta come me, razza mista africana e araba, che mi consigli? Abbiamo i colori più scuri, ad esempio, che possono andare molto bene. Ad esempio, i colori da pelo per pelo sono colori abbastanza scuri che, a seconda di come vengono dati, possono andare bene. Mi è capitato più di una volta direi un certo numero di volte di fare sopracciglia a ragazze di colore, come scrivi tu, mulatta, mora, ecco, insomma, mista africana, in questi modi qua, e sono colori che vanno assolutamente bene. Diciamo che questi colori probabilmente non vanno bene se si tratta di persone con la pelle veramente molto nera, molto scura, quindi un color nero africano ma molto scuro. Allora in questo caso probabilmente non andrebbe bene, ma in quel caso lì sarebbe difficile fare delle sopracciglia, perché anche utilizzando il nero non si vedrebbero alle nostre latitudini, e anche se si dovesse fare su una persona mulatta, questi colori sono sufficienti. Allora, dicevo, per le labbra, il primo colore che ho selezionato è un colore coprente, perché ahimè capita spessissimo di avere a che fare con lavori che vanno coperti, e quindi colori coprenti. Un colore coprente che abbiamo selezionato, che ho selezionato e ho testato, e che funziona molto bene perché veramente copre. Voi potete andare sulla mia pagina Facebook a vedere quante coperture ho fatto con questo colore. È un rosso puro, è un pigmento puro, fantastico, che si chiama Intense Red, cioè rosso intenso, così voi non potete sbagliare, perché è un rosso intenso che serve proprio a coprire. Quindi è un rosso fantastico, eccolo qua, lo vedete bene, fantastico dal punto di vista del punto di rosso che è un rosso puro, e con questo voi, siccome è un rosso molto coprente, perché è molto 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 denso, voi potrete
coprire qualsiasi cosa sostanzialmente. E quindi un intense red che vi toglie d'impiccio e vi salva, vi salva. Chiaramente però è un rosso abbastanza scuro, scuretto, quindi se devo coprire, perfetto, va benissimo. Se però non ho nulla da coprire e la cliente non vuole un colore così carico, così forte, avevo bisogno ovviamente di un altro rosso che fosse più chiaro, più lucente, più luminoso, diciamo così, che mi potesse permettere, anche mescolando i due rossi, di ottenere tutte delle varietà di rossi che sono necessari per una gran parte delle labbra delle nostre clienti. Ecco che infatti ho selezionato questo rosso che trovo fantastico e molto molto luminoso, che si chiama Red Carpet, come il tappeto rosso degli attori importanti che vediamo in TV. Questo è un rosso molto, non è coprente, ecco, non è coprente come l'altro, ma è molto luminoso, molto bello. Con questo veramente fate quelle labbra che escono fuori, no? Quelle labbra che escono proprio fuori perché sembrano accese da una lampadina. Ecco, con Red Carpet si può fare. Ovviamente mescolando questi due colori si possono ottenere tutta una serie di gradazioni, ecco qua, tutta una serie di gradazioni che permettono quindi di coprire un grande range di labbra. Vedete che differenza? Ecco qua. Diciamo che con questi due colori voi potete coprire tranquillamente almeno un 50-60% delle vostre clienti. 50-60% non è poco. Avete comprato solo due colori e avete coperto 50-60% delle vostre clienti. Come fare però a coprire gli altri 40% delle clienti? Ma certo che c'è la soluzione, non vi faccio aspettare, ma era ovvio che c'è la soluzione. Secondo voi io qui che ci sto a fare? Allora, la prima soluzione è questa. Quali altri colori oltre ai rossi ci servono per fare le labbra? Ci serviranno tutti quei colori che tirano un pochino sul mattone, quindi sul marrone, ok? Che sono rossi, sì, ma che tirano un pochino sul mattone e noi qui non li abbiamo. Però molto molto facilmente e molto molto velocemente possiamo costruircelo. Ad esempio, come? Basterà prendere una goccia o due gocce del nostro marrone caldo e mescolarlo con il rosso per ottenere un fantastico color marrone da labbra, quindi un rosso tendente al marrone. I colori da labbra sono sempre rossi, ma possono essere rossi tra virgolette freddi come questi, quindi i colori puri che noi abbiamo già puri, che non dobbiamo mescolare. Ma se noi ad esempio prendiamo una o due gocce del nostro marrone caldo, questi due, che sia uno che, o che sia l'altro, tireranno meravigliosamente bene verso i colori mattone oppure verso i colori proprio rosso marrone, che sono i tipici colori ad esempio delle persone molto abbronzate, di chi ha la pelle olivastra. E grazie ai marroni da sopracciglia, che sono assolutamente miscelabili con i rossi, voi potete coprire una larghissima altra parte, diciamo un altro 30% delle vostre clienti, ma tranquillamente anche 35% delle vostre clienti, ok? Quindi abbiamo detto, con questi coi due rossi, mescolandoli oppure facendoli puri, un 50% delle clienti li coprite. Aggiungendo due gocce di marrone di un tipo o dell'altro, coprite almeno un altro 30-35% delle vostre clienti. E quindi abbiamo detto che 50 più 30-35 siamo all'80-85%, manca ancora un 10-15%, ma ormai diciamo che la vostra giornata lavorativa l'avete già sfangata, però c'è quel 10-15% che dobbiamo coprire anche quello. Come faremo? Quali colori mancano? Di certo non i rossi scuri, perché aggiungendo marrone i rossi diventano, e questi sono già molto scuri, quindi più scuro non si può andare più di così. Mancano i colori molto chiari invece, che sono pochi, sono poche le situazioni in cui si fanno i colori molto chiari, ma
ho pensato ovviamente anche a questo. Come si fa a schiarire il rosso da labbra, che sia rosso puro, fatto con questo, o che sia un rosso tendente al marrone, fatto con questo, quindi aggiungendo il marrone? C'è solo un modo per schiarire un rosso, e anche questo l'ho studiato nella pittura a olio, come tutte le altre cose, quindi non ho fatto altro che portare la tecnica di pittura a olio nei pigmenti da trucco permanente. È molto molto semplice, basta utilizzare un colore che abbia molto bianco all'interno. Nella fattispecie abbiamo un colore meraviglioso che io chiamo rosa gentile, gentle pink, eccolo qua, il nostro gentle pink, che è un colore gentile ma che fa una grande, grandissima differenza. Fatma, ora poi ti spiego dove trovare i prodotti Lux. Grande, grandissima differenza, perché questo colore qui non va usato mai puro, singolo. Non sognatevi di usarlo per fare il camouflage, eh? Per carità, se no ve lo giuro che non ve li vendo. Camouflage no, ok? Questo serve esclusivamente perché in questo modo otteniamo tutte le tonalità dei rosa. Quindi i rossi ce li abbiamo, perché i rossi ce li abbiamo così. Ma noi, se vogliamo trovare un colore rosa, abbiamo bisogno di mescolare questo. Quindi se io prendo questo rosso e lo mescolo con questo, ottengo tutte le tonalità dei rosa. Nella fattispecie, se io prendo questo e ci metto una o due gocce di questo, ottengo dei rosa meravigliosi. Quindi per tutte quelle persone che ad esempio hanno la pelle molto molto chiara, molto molto chiara, labbra proprio chiarissime, occhio azzurro, o che vogliono dei colori molto molto naturali, ad esempio io ho fatto recentemente una persona che voleva un colore tendente al mattone, al color mattone, e allora non ho fatto altro che prendere questo, il nostro Intense Red, metterci due gocce di Warm, quindi di marrone caldo, eccolo qua, quindi ho fatto questa unione, questa miscela, e ho ottenuto un fantastico colore rosso mattone, ma lei lo voleva più chiaro. Voleva questo colore bellissimo che le piaceva molto, ma lo voleva più chiaro, e allora non ho fatto altro che aggiungere, ora non mi ricordo se due o tre gocce di Gentle Pink. In pratica, aggiungendo una, due, tre gocce di Gentle Pink, potete fare così fino a ottenere il colore che vi aggrada. Potete farlo diventare anche molto chiaro, ma veramente si può ottenere in questo modo qualunque tinta da labbra, qualunque, perché i rossi abbiamo visto che li abbiamo, sia chiari che scuri. Abbiamo poi, con i colori marroni, tutte le possibilità di creare dei rossi tendenti al mattone, marrone, e tutti questi colori li possiamo schiarire con il Gentle Pink. Quindi, come vedete, cioè il segreto... Antonietta scrive: mi piacerebbe vedere gli swatch su carta. Beh, più che swatch su carta, puoi andare sulla mia pagina. Beh, sì, certo, sì, quelli si può fare, ma puoi andare sulla mia pagina a vedere i lavori che ho fatto io, li ho fatti tutti con questi colori, e troverai labbra rosissima, rosa rosissima, labbra rossissime, labbra più marroni, sopracciglia di tutti i tipi. Comunque poi faremo anche questi, siamo in pieno rinnovamento del sito, ma ora ve lo dico, e quindi vedrete poi tutto questo che io vi faccio vedere stasera, poi lo troverete tranquillamente sul sito. Volevo quindi fare un po' di riassunto. Abbiamo detto, abbiamo i marroni, i tre marroni principali, che sono, ve li faccio rivedere, il colore chiaro, light brown, andiamo a fuoco, eccolo qua, il colore freddo scuro, il cold brown, il colore scuro caldo, il warm brown. Con questi farete quasi tutti i vostri lavori, tranne i colori da pelo per pelo, tranne i lavori di pelo per pelo, e vi servono altri due colori, che sono il dark warm e il dark cold, ok? Con questi sfangate le sopracciglia. Bene, per quanto riguarda le labbra, abbiamo Intense Red e Red Carpet. Con questi coprite, diciamo, il 50% delle labbra che vi interessano.
Per coprire un altro 30% vi basterà prendere questo che avete già, il Warm Brown, perché l'avete comprato per le sopracciglia, quindi non dovete ricomprarlo, ce l'avete già. Con una o due gocce di questo andate sui mattoni marroni. Se poi vi servono i colori più rosa, rosati o dovete schiarirli, potete usare questo, il Gentle Pink, che è pensato appositamente per schiarire questo. Di conseguenza potete coprire praticamente tutti i colori che ci sono, che c'è necessario. Allora, Mary Ann scrive: i colori sono organici o inorganici? Allora, mi piacerebbe fare una lezione lunga 18 ore per spiegare che sta roba dei colori organici o inorganici è una pazzesca, come diceva Fantozzi. Allora, chiariamo una cosa: i colori organici sono i colori che non hanno nessuna traccia di metallo, ok? Adesso parlo anche della scadenza, sì. Che cosa vuol dire? Che ci sono alcune persone, fortunatamente sono poche, sono rare, che sono fortemente allergiche ad alcuni tipi di metalli, tra cui, ad esempio, il nickel, ok? I pigmenti da trucco permanente contengono una quantità irrisoria, ma veramente irrisoria, di nickel, tracce di nickel, infatti, e non contengono altro che possa essere così creare reazioni allergiche. Questo tipo di quantità, chiaramente le informazioni che vi do non me le sono inventate, è logico, ma potete tranquillamente riscontrarle. Se una persona è fortemente allergica, potrebbe avere qualche reazione di rossore della zona tatuata, ma deve essere una persona fortemente allergica, non una persona che è allergica perché l'ha letto su Google e da quel giorno si sente allergica ed è diventata allergica. Una persona fortemente allergica potrebbe avere qualche problema. Io tatuo e faccio trucco permanente da tanti anni e vi posso dire, nella mia esperienza, non ho mai visto nessuna forma di reazione allergica, mai, in tanti anni, quando i colori organici nemmeno esistevano. Poi sono nati i colori organici, cioè i colori che non contengono nemmeno lontanamente tracce di nickel. Sono colori che quindi ovviamente sono ancora maggiori dal punto di vista della eventualità di creare delle situazioni di allergia. Il problema però è che i colori organici sono ancora un po' carenti nella quantità, nella scelta dei colori, ce ne sono pochi. Vi dico che in questo periodo ne sto testando alcuni sulle labbra in particolar modo, e che quindi li inseriremo nel nostro colore, nella palette di Lux. Avremo 3-4 colori organici, e che quindi sono quei colori che io vi consiglierò di acquistare nel caso vi trovaste di fronte una persona fortemente allergica. In tutti gli altri casi non ha alcun senso incaponirsi sul fatto che un colore sia organico o no, perché se non è una persona fortemente allergica non c'è niente di che. Sono colori in generale che sono molto, con molta pochissima presenza di nickel, ok? Quindi in questo caso questi colori che vi ho fatto vedere sono colori che contengono tracce di nickel, ok? Quindi c'è scritto sull'inci, ovviamente c'è scritto nel foglietto illustrativo, quindi non sono colori organici, sono colori che però, ripeto, contengono una quantità talmente limitata, tracce vuol dire, tanto per darvi un'idea, siamo nell'ordine dei 3 grammi per una tonnellata di colore, cioè ogni tonnellata, cioè 1000 kg, possono contenere fino a 3 grammi di nickel, ok? Quindi, come voi potete immaginare, stiamo parlando di una roba veramente lieve, lievissima, ok? Spero di essere stato chiaro da questo punto di vista. Appena saranno possibili, pronti i colori anche organici, che comunque, ripeto, sono 3 o 4, non di più, perché purtroppo c'è poca scelta ancora, magari fra 10 anni i colori saranno tutti perfettamente organici. Però i colori organici hanno un problema, perché
Cioè, sono i pro e i contro. I colori organici hanno un problema tecnico, e cioè che scrivono meno. I colori organici colorano meno, sono meno efficienti nel colorare, quindi ci rendono la vita molto più difficile. Siccome, io ripeto, in tanti anni non ho mai visto una reazione allergica, il problema sostanzialmente, per quello che mi riguarda, non si pone, e vi consiglierei di non porvelo nemmeno voi questo problema. Però avremo, fra non molto, anche la possibilità di avere 2, 3, forse 4 colori organici proprio per chi li desidera, ok? Bene, allora, poi abbiamo un'altra domanda di Benito che dice: parli della scadenza perché mi domando se è vero che scadono entro un tot, cosa succede al pigmento depositato nel tessuto del cliente che scade dopo un anno dal lavoro? Allora, la scadenza è semplicissima, perché segue quella che è la legge, semplicemente. La scadenza è indicata nell'etichetta, in questo caso questi colori scadono, questo scade a dicembre 2019, questo scade a marzo 2020, ok? Più o meno i pigmenti si spingono in là tra un anno e mezzo, non di più, difficile che vadano oltre. Difficilmente voi troverete dei pigmenti che scadono fra 5 anni, è impossibile, ok? Questo non può succedere, ok? Dicevo, quindi la scadenza è indicata sul flaconcino. Inoltre, la scadenza si riferisce, questo per legge, al prodotto, ovviamente ben conservato, insomma quello che si legge sul libretto di istruzioni, ma chiuso. Nel momento in cui si apre il flaconcino, invece, entra in funzione un altro tipo di scadenza che si chiama PAO, che voi potete anche vedere, io lo spiego in uno dei miei video che cos'è il PAO, Period After Opening vuol dire, cioè dal momento in cui aprite parte un conto alla rovescia. Nel caso di questi pigmenti il PAO è di 12 mesi, vuol dire che il pigmento, dal momento in cui voi aprite, può valere altri 12 mesi, ok? Quindi non c'è nessun problema, voi avete, se lo prendete e lo lasciate lì, dopo la data di scadenza che trovate qui, è meglio non utilizzarlo più. Se invece lo aprite, avete 12 mesi per utilizzarlo. Ora, trattandosi questi di pigmenti molto piccoli, da 3,5 ml, appositamente li ho presi da 3,5 ml, io vi dico la verità che un kit completo di pigmenti li faccio fuori in una settimana. Però posso capire che chi lavora un po' meno magari ci potrà mettere un mese, 2 mesi. Ma caspita, un anno è impossibile, vuol dire che non lavorate, vuol dire che dovete cambiare mestiere, ok? Poi è ovvio che se facciamo occhi, ad esempio con un boccettino del genere, di occhi ne potete fare anche 7-8 tranquillamente. Invece se dovete fare delle labbra e usate il rosso puro e magari fate un full lips, ne fate 3. Se no normalmente ne fate 4-5, ma non di più, di certo non ne fate più. Per quanto riguarda le sopracciglia, ad esempio, se fate un pelo per pelo con un dark brown, un dark warm come questo, ne potete fare anche 7, 8, 9, dipende da quanto siete bravi e da quanto sprecate il colore o non sprecate il colore, ok? Bene, passiamo ai prezzi, che sono importanti, perché così voi sapete, vi dico quanto costano, vi dico come fare a riceverli, se li volete, ovviamente. Allora, mi sono scritto qualche appunto perché tutto a memoria non me lo ricordo. Molto semplice, sono pigmenti da 3,5 ml, come dicevo, il pigmento da 3,5 ml ha un grande vantaggio, e che è che costa poco. Lo so, dice, ma questo è genovese, è fissato col fatto che le cose devono costare poco. Ma no, non è solo per questo, non è solo perché sono genovese, è che perché se una roba costa poco, voi che siete a casa, che magari non lavorate molto, anziché comprarvi 2 soli boccettini che costano 70 euro l'uno, magari i boccettini ve ne comprate 4-5 e potete dare alle vostre clienti con la stessa cifra un lavoro migliore, perché avete a disposizione molti più colori. Vi ho già fatto vedere che con pochi colori si ottiene veramente una varietà di pigmenti altissima, enorme. Di conseguenza vi consiglierei, ho scelto io per voi, di usare pigmenti piccoli. I pigmenti grandi, cioè i boccettini grandi, vanno bene solo per le persone che lavorano tantissimo, tipo me, ok? Ma a voi non serve, no? Soprattutto per chi inizia, anzi per chi inizia direi che dovrebbe essere obbligatorio comprarli piccoli,
perché così non sprecate soldi, non buttate via soldi, ok? Quanto costano? Allora, il singolo boccettino. Quanto costa un singolo boccettino? Quanto costa? Costerà 60 euro? Allora, quanto costerà il singolo boccettino? 60 euro? Forse un po' tanto, anche se è buono, forse 60. Facciamo 40 euro, dai. 40 euro. Beh, 40 euro è accettabile. Se devo fare, posso farci 3-4 labbra che me ne faccio pagare 300 euro l'uno. 40 euro ci può stare. No, non costa 40 euro. Quanto costa? 35 euro? 35 euro non è un prezzo a caso, eh. È un prezzo che qualcuno di qualche azienda grossa mette queste cifre qui. No, quanto costa il pigmento Lux? Un singolo boccettino costa 29 euro. 29 euro. 29 euro. Con 29 euro ci fate 3-4 labbra. Con 29 euro ci fate 7-8 eyeliner, anche 9. Ci fate con 29 euro 7-8-9 pelo per pelo. Con 29 euro, ragazzi, 29 euro. Ma non è finita qui, perché 29 euro è il prezzo per il singolo boccettino ed è chiaramente il prezzo meno interessante, ok? Adesso vi dico come abbiamo pensato di gestire i colori. Chiaramente li potete comprare uno per uno, se ne volete uno sapete che spendete 29 euro, facilissimo, ok? Allora, ho creato un kit che è il kit essenziale, quindi si chiama proprio kit essential, come vi piace dirlo. Comunque essenziale, e lo vediamo qui. Ora lo vediamo qui, è il kit che vi permette di lavorare ed è il kit che io consiglio sempre a chi inizia a fare il trucco permanente, perché è molto conveniente e c'è tutto quello che vi serve. Eccolo qui. Allora, che cosa c'è nel kit essential? Abbiamo ovviamente i tre marroni chiaro, scuro caldo, scuro freddo, che servono a fare le sopracciglia. Poi abbiamo il nero che serve a fare gli occhi e poi abbiamo i due rossi, quello scuro e quello chiaro, con il quale voi fate gran parte delle labbra. Questi colori, che sono sei colori e che quindi vi permettono, soprattutto a chi ha le prime armi, cioè parliamoci chiaro, chi ha le prime armi con questi sei colori fa tutti i lavori possibili, eh? Perché poi gli altri arrivano dopo. Ok, quanto costa questo kit essential? Allora, un colore abbiamo detto che costa 29 euro. Sono sei colori, dovrebbe costare 174 euro. Dovrebbe costare 174 euro un kit di 6 colori. Non costa 174 euro, ma costa 149 euro. 149 euro. Ok? 149 euro. Quindi, come vedete, c'è un risparmio notevole sul kit. Quindi, quando volete fare l'ordinazione, potete ordinare il kit essential. E avete questi sei colori per 149 euro. Come vedete, sto attento a non farvi sprecare soldi. Abbiamo poi gli altri colori, che sono i colori da pelo per pelo, che sono questi. Anche questi stanno a 29 euro l'uno. Ma abbiamo creato un altro kit dove abbiamo aggiunto anche il rosa gentle pink, che vi serve per completare il discorso labbra. Allora, in questo caso noi abbiamo tre colori per 29 euro uguale su 87 euro. Quanto costa invece questo kit, che si chiama kit advanced, cioè avanzato, kit advanced? Quanto costa questo kit? Non costa 87 euro,
ma costa 79 euro. Quindi anche in questo caso molto più conveniente rispetto ai colori singoli. Un kit più l'altro kit, se prendete entrambi i kit, ovviamente potete fare praticamente tutto. Scusate un secondo che ho un problema col telefono, mi è sparito totalmente il telefono, eccolo qua. Allora, un momento solo, intanto vi lascio in sovraimpressione, ecco, vi faccio tornare il kit, scusate, datemi solo 30 secondi. Allora, intanto se c'è qualcosa che non avete capito potete tranquillamente dirmelo, farmelo presente, se volete fare una domanda. Ok, scusate, è che ho ricevuto una notifica, dovevo per forza controllarla. Allora, dicevo, kit essential più kit advanced, in pratica voi avete tutti i 9 colori e potete fare tutto, praticamente tutti i lavori necessari che vi servono. Ma per chi di voi volesse in un colpo solo, magari gente che già lavora, prendere tutti e 9 i colori, quindi tutti e 9 i colori, ed essere già subito dall'inizio a posto, non avere più pensieri, problemi, perché dici tanto io lavoro e via, abbiamo pensato ovviamente anche a chi ha questo tipo di esigenza. E allora, come l'abbiamo chiamato? Molto banalmente, full kit, e cioè c'è tutto, full kit, una T sola, full kit. Quanto costa il full kit? Abbiamo 9 colori per 29 euro. Quanto starebbero 9 colori per 29 euro? A 261 euro. A quanto li mettiamo invece 9 colori? Full kit. Il full kit sta a 200. 19 euro, anziché 261, 219 euro, e avete tutti i colori deluxe, anziché 261, 219 euro, che ovviamente è un prezzo un po' più economico ancora del comprare i due kit separati. Se comprate i due kit separati spendete un po' di più, invece se li comprate insieme avete un po' più di sconto. Quindi direi che adesso vi ho detto anche quanto costano. Diciamoci la verità, non costano granché, non costano granché, soprattutto perché poi avrete modo di scoprire, di utilizzarli, vedrete che sono colori che vanno veramente molto bene. Io, come dire, li uso tutti i giorni, potete vedere tranquillamente i miei lavori, ma potete anche chiedere a chi già ce li ha. Come fare ad acquistarli? Allora, per acquistarli, voi per il momento potete fare in un modo solo, che è il solito, okay. Allora, che è quello di scrivere una mail a info@stefanostrano.it, scrivendo che cosa volete. E chiaramente poi verrete contattati per la spedizione, per tutto quanto. Come effettuare il pagamento? Il pagamento si può effettuare tramite PayPal, quindi molto banalmente tramite PayPal. Stiamo lavorando al sito e quindi tra non molto sarà possibile acquistarli direttamente dal sito, sempre con pagamento tramite PayPal. Quindi per chi li volesse, adesso sono disponibili, basta una mail e vi arriveranno direttamente a casa. Tra non molto avrete la possibilità di acquistarli direttamente sul sito tramite PayPal, ok? Allora, qua abbiamo Rosaria che mi scrive: beh, considerando che io ne spendo in media 100 per uno, mi sembra ottimo. Comunque io sono ancora dalle prime armi, sto imparando tantissimo vedendo i video di Stefano. Rosaria, grazie. Sì, ma chi lavora sa benissimo che questi prezzi sono molto bassi, lo sa benissimo. E sa benissimo anche che i pigmenti, quando sono di alta qualità
È ovvio che non possono avere i prezzi da cinese, nel senso io dico, quando dico da cinese è perché ci sono dei prodotti che vengono da lì, che sono veramente scarsi e che costano poco, ma ragazzi, poi cioè, non lavorate, eh. Ora poi una volta vi racconterò anche la storia dei pigmenti, di come siamo arrivati ad avere i pigmenti Lux. Adesso è un po' tardi e non è più il caso, non è più il momento, però, come dire, è stata un'avventura avere i nostri pigmenti, molto bella, molto interessante, e però, come dire, siamo riusciti ad avere questi pigmenti di altissima qualità, se non posso dire la migliore qualità attualmente sul mercato. E riusciamo a darli a voi, al pubblico, ad un prezzo assolutamente basso in proporzione alla qualità. Questi pigmenti sono sempre disponibili durante i corsi, quindi chi frequenta i corsi ha possibilità di acquistarli al volo, e invece chi di voi avesse piacere li può acquistare semplicemente scrivendo una mail a info@stefanostrano.it. A breve sul sito Lux, che poi vi darò tutte le informazioni magari lunedì prossimo, potete acquistare direttamente dal sito tramite PayPal. Ma per il momento, sempre con pagamento PayPal, quindi comodissimo, sicurissimo, facilissimo, potete fare una mail, insomma, dalla mail c'è tutto. Direi che è abbastanza chiaro. Se avete qualche domanda, potete ancora scrivermela. Vi lascio qualche secondo se avete qualche domanda. Dopodiché, direi che ci possiamo salutare, facciamo un riassunto e ci salutiamo. Ok? Bene. Come va? Immagino che tutti voi in questo periodo starete lavorando tantissimo. Starete lavorando tantissimo. Ed è normale, anche io sto lavorando molto in questi giorni, il periodo di Natale è sempre il periodo più pieno, assolutamente. Solo che chiaramente stiamo lavorando perché i corsi di febbraio, di gennaio, di marzo ce ne sono un sacco, anzi ve li faccio passare di nuovo. Ci richiedono molto lavoro organizzativo, molto lavoro logistico, però, come dire, ve lo meritate e siamo contenti di poterlo fare per voi. Io e i miei collaboratori, ovviamente, persone tutte che si danno molto da fare, ed è grazie a voi, sostanzialmente grazie a voi. Io vi dico la verità, sono anche un po' stanchino, perché questa mattina ho iniziato proprio presto, presto, presto a lavorare. Oggi, allora, vi racconto cosa ho fatto oggi, tanto che voi magari mi sparate qualche domanda. Allora, stamattina ho fatto, appena entrato in studio ero fuori Genova, ho fatto prima di tutto un po' di chilometri, prima di tutto un bel po' di chilometri. Poi, arrivato in studio, ho fatto tre consulti di persone che avevano interesse, e vabbè, fino a lì tutto belli arzilli. Poi ho fatto delle sopracciglia nuove, delle sopracciglia. Poi ho rivisto due clienti, quindi poi ho fatto un ritocco, quindi una seconda seduta di sopracciglia. Poi di nuovo una seconda seduta di sopracciglia. Poi ho fatto sì, adesso fatemi scrivo. Poi ho fatto delle labbra, poi ho fatto un altro consulto e poi ho fatto di nuovo delle sopracciglia, per un totale di 9 ore di tatuaggio circa, più o meno, circa più o meno. E poi mi sono fatto di nuovo dei bei chilometri, per rientrare in studio qui, dove ho mangiato nel frattempo qualcosa al volo e poi sono di nuovo qui con voi. Insomma, la vita mia è quasi sempre così, non è solo a dicembre, però dicembre devo dire che non lascia molto respiro, e vi auguro che vi succeda la stessa cosa, perché comunque dà molta soddisfazione. Allora, Fatma scrive: posso ordinare full kit con sostituzione di light pink con altro colore che ancora non lo so come di poterlo utilizzare? Faccio solamente sopracciglia pelo per pelo. Allora, purtroppo i kit non si possono costruire, i kit sono già fatti, quindi non posso io darti un colore piuttosto che l'altro. Questa cosa purtroppo non la posso fare. I kit sono già full, diciamo, sono già fatti. Questo per poter usufruire dello sconto. Se tu vuoi, beh, potresti comprarti il full kit e poi aggiungere qualcos'altro, ma se compri il full kit c'è già, a più che sufficienza, però non ti posso sostituire il rosa con un altro colore, perché diciamo i kit, proprio perché sono molto scontati, sono già pronti e non si possono spaiare, diciamo così, ok? Tu comunque scrivimi una mail, o poi magari ci sentiamo telefonicamente, sono sicuro che una soluzione per te la trovo sicuramente, non ti preoccupare, ci pensa ste. Va bene? Ok. Sono molto contento di questa lezione, di questa serata che è durata un'ora e mezza, quindi forse è la più lunga di tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso. Sono
Sono abbastanza sicuro di avervi detto delle cose molto molto utili, molto molto interessanti e direi anche fondamentali per quanto riguarda i colori nel trucco permanente. Un sistema che vi permette di risparmiare molti soldi e vi permette soprattutto di ottenere dei risultati di colore adeguati a tutte le persone che incontrerete. E quindi, come al solito, io porto avanti il mio credo, che è quello di dirvi tutto. Perché, come sapete, il mio motto ormai è che il segreto è che non ci sono segreti. E quindi io vi dico veramente tutto. Questa cosa dei colori vi posso garantire che mi è costata anni di studio e di esperimenti. Anni di studio e di esperimenti, nonché di errori, ovviamente. E vi dico la verità, dirvela così è bello perché mi dà veramente tanta soddisfazione, anche perché siete molti ad ascoltarmi. È veramente bello. E Eli scrive: nonostante la giornatona di lavoro, hai fatto una super lezione. Grazie, ma grazie a te. Come sapete, il lunedì sera è un momento in cui io proprio sono felicissimo perché sto con voi, parlo del mio lavoro, so che mi ascoltate volentieri e quindi, cioè, quando mi ricapita, cioè, non so come dire, è bellissimo essere qui, no? E quindi va proprio bene. Io cerco di dirvi piano piano tutto quello che posso per farvi diventare bravissime nel trucco permanente. Adesso saprete anche come usare bene i colori. Per qualsiasi cosa comunque scrivetemi sulla pagina Facebook, potete mandarmi un messaggio, scrivermi direttamente sulla pagina, oppure per chi avesse qualche cosa di più specifico può anche scrivermi su WhatsApp. Io rispondo sempre a tutti, coi miei tempi, perché come avete capito sono abbastanza impegnato, ma rispondo sempre a tutti perché queste cose io le faccio col cuore, le faccio di persona, le faccio veramente per voi e quindi sono sempre disponibile, ok? Tutto interessante, mi scrive. Grazie, alla prossima. Bene, grazie a voi Loredana, Eliana, Eli, Fatma, Rosaria, Benito, Antonietta, siete fantastiche, Roberta, bello, Sonia, Paola, Anna Rita, che bello essere qui con voi. Piera, anche te, Piera, perfetto. Vi auguro veramente buona, buonissima notte, buona serata. Ci vediamo lunedì prossimo e nel frattempo, ah Marzia, anche te, ciao Marzia. E nel frattempo ci becchiamo sulla pagina Facebook. Aspetto i vostri messaggi per i colori, se vi interessano, se vi fa piacere, le vostre mail. E adesso veramente vi saluto perché mi sa che questa sera dormirò veramente fortissimo. Buonanotte, ciao.